Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So I've been flying from town to town. Oggi mi ha chiamato la mia commercialista. Giorgiola, grazie per il sotto, Baratila, per parbate. Oggi mi ha chiamato la mia commercialista. E lei, grazie per il 19, mi ha chiamato la mia commercialista piangendo. O comunque era vicina al pianto. Allora. Miromo, grazie per gli undici mattina. La mia come cesta mi ha chiamato disperata dicendo: Non è colpa mia, te lo giuro. Mi ha chiamato tipo: Lei piangendo. E mi ha detto che dobbiamo trovare un sistema per risolvere questa allora. situazione. Perché mi ha appena spiegato che sostanzialmente. Devo pagare le tasse non solo dell'anno scorso, ma anche un anticipo che rappresenta la quasi totalità delle tasse dell'anno corrente, con un risultato netto che sostanzialmente io devo versare il 100% dei guadagni in tasse. Quindi, in poche parole, se io avessi guadagnato più o meno, facciamo, ipotizziamo, ipotizziamo, se io avessi guadagnato 100.000 euro in un anno, devo pagare 90.000 euro di tasse. Immagino che era per le tasse. La commercialista mi ha fatto. Allora, diciamo facciamo finta, facciamo finta che io abbia preso 100.000 euro un anno. La mia commercialista mi ha detto che devo pagare 90.000 euro di tasse. E io alla commercialista gli ho detto: Scusi, però una domanda. Cioè, io gli ho detto: Eh, perché è la legge italiana. Eh, io gli ho detto: Scusi, ma, eh, scusi, ma se io avessi, io avessi dato un anticipo per il mutuo della casa, avessi comprato un'auto, li avessi spesi per farmi i cazzi miei e magari fossi fuori di 40.000 euro, com come, come avrei fatto a. Come avrei fatto a pagare... Cazzi miei, sostanzialmente, cazzi miei. Quindi eh, voi capite che sono, sono, sono in preda, preda all'allegria in questo momento, sono in preda alla gioia di vivere eh... e... <ride> evadi, non posso non posso perché se vado mi prendono quindi sto seriamente pensando insieme a Naomi o di cambiare stato o di fare qualcosa eh, che possa risolvere questo problema allora ragazzi per i treci no, stavo pensando veramente di cambiare paese perché <ride> che, che voi, che voi che ci crediate o no, tutti i risparmi che io ho messo via in questi due anni sono stati azzerati completamente Niente. Kendrix, cioè... grazie per i tre, Palatino. <ride> Poison, grazie, grazie, grazie mille per il desatare, palatina. Letteralmente tutti i risparmi okay. che ho messo su insieme in questi due anni sono stati completamente azzerati. T Totalmente. Non... Mi dispiace <ride> Figurati sto solamente un attacco psicotico Cazzo <ride> Vai a trovare il Masseo a Lugano Ma o quello vado a trovare Blur Borsalino grazie per i quattro Valentino bentornato per armate O quello vado a trovare Blur alle Canarie Perché è una delle due cose Perché non Vabbè. vedo molta altra soluzione Scar grazie per i tre palatino. <ride> Io, io sono molto. Io sono. Io penso che mi suiciderò probabilmente. Dire. Penso che porrò fine a doni vita. un miliardo di sub. <ride> ah, guarda, in questo momento ne avrei veramente bisogno, anche perché sono molto tentato di suicidarmi. Eh, credo che porrò fine alla mia vita in questo momento. Però mi porrò fine alla mia vita dando fuoco a tutti i miei soldi. Così. Non, non, non li avrete mai, struzzi! Lori, grazie per i sei palatino. Mi, mi brucio insieme ai soldi, bastardi! Oh, Andrea, continuerai a fare live. <ride> L'idea è quella, anche perché no, anche perché adesso, adesso non ho bisogno, capito? Se, sembra assurdo, ma adesso ho molto bisogno di, di, di fare soldi, no? perché, cioè, va, va bene, mi piace fare live, ci mancherebbe, però voglio anche vivere, capito? Volevo prendere una casa con Naomi, eh, vo, volevo farmi una vita, eh, a quanto pare non è possibile perché in Italia se guadagni soldi devi morire come un barbone, quindi... Maratona <ride> di 200... Steph, grazie per gli udici, allora. Martino. <ride> Comunque, voi ridete, scherzate, ma io veramente stavo pensando ad andare via dall'Italia, non so ancora dove andare. O quello o trovo un'altra soluzione alternativa che mi possa permettere di adottare provvedimenti. Perché... Andrei pensa che io avevo in mente di andare a vivere a Milano e dopo aver pagato una caparra di 800 euro, il più si ha truffato non presentandosi. E bloccandomi su qualsiasi account, siamo in due a voler morire faccina sorridente con lacrima, no, ma la, co la cosa che mi ha fatto ridere, la cosa che mi ha fatto più ridere. Tieni povero, te se ama Andre minore. 3. Grazie, no, ma la cosa che mi ha fatto veramente più ridere è che la commercialista mi ha chiamato per disperazione. Cioè, ha detto: guardi io l'ho chiamata perché mi dispiace per me. Cioè Mi ha chiamata era, lei era in preda alla disperazione, capito? E quando me l'ha detto io ho cominciato a ridere. Mentre vi mettevi il rossetto, mi mettevi i capelli verdi e gli occhi neri. E cominciavo a cercare di sconfiggere uomini Compra vestiti da pipistrello. Ma guarda, adesso penso che, so, sicuramente qualcosa c'è da fare. Sicuramente qualcosa c'è da fare. Grazie, principi di palatino. Sicuramente c'è qualcosa, c'è qualcosa, qualcosa va fatto, qualcosa va fatto perché. Gamer, grazie per i 10 minuti, lo mentre per amate. Anche perché, scusate adesso, io non voglio dire, però a me sembra un attimo: Scusate un attimo allora, però, cioè, stato italiano, voglio dire, i soldi che io faccio derivano dai proventi della chat che supporta il mio canale, perché voi ne prendete la metà? Cioè, è forse Mattarella che stream, eh? Sta streamando Giorgia Meloni che si può prendere metà dei miei proventi. Che cazzo vuoi? Fai streamare Mattarella e poi ti do una percentuale. Perché ti fotti i miei soldi? Artfax, grazie per la sabbelli, eh? grazie per i due palatini. E nessuno mi venga a dire: Paghi le tasse per i servizi pubblici? Perché la risposta è: Quali servizi pubblici? Quali servizi pubblici? quali che nelle metropolitane di Milano ci sono le ladre che le intervistano che cazzo di servizi pubblici sono eh che se vai in ospedale devi aspettare 16 anni per farti visitare la Salerno Reggio Calabria ha più buche di un gorgonzola quindi quali servizi Ruba grazie per gli 11 mattino ecco ecco se faccio una collab con Mattarella allora va bene posso versare se faccio le una collab con Mattarella le tasse sono un abbonamento per vivere nel paese A Sì, ho capito però uh, di solito tu scegli a cosa abbonare non è che te lo mettono nel culo e poi ti dicono Ah ah, ora sei abbonato a noi stronzo, pagami <ride> Questo... <ride> Il gorgonzola, sì, volevo dire la groviera, non il gorgonzola Che cazzo dico anch'io, volevo dire la groviera Quindi ragazzi, ehm... No, ma non è il 100%, è allora. quasi. Johnny, grazie per il trevo 29 per Armate. Quindi, ragazzi, adesso insomma vedremo come fare. Sicuramente una soluzione la, trova, la troviamo. Quindi, o ripeto, o cambio paese, oppure troviamo un'altra soluzione che può essere legale e alternativa. Quindi vediamo: Naomi è già in crisi. Naomi è già in crisi cerebrale, era convinta di <ride> era convinta che avremmo trovato una casa. <ride> Andrea, cosa è successo? Riassumo velocemente. Mi ha chiamato oggi la commercialista presa dallo sconforto perché mi ha detto che dovevo versare le tasse dell'anno scorso più le tasse di quest'anno, che insieme unendole fanno il 90% dei miei guadagni e il 100% dei miei risparmi in banca. Tutti, tutti. Tutti quanti, tutti, se io per dire ora ho 90.000 euro in banca, per dire se ora ho 90.000 euro, devo dare 90.000 euro di tasso, per dire, per dire, per dire, per dire, sto facendo per dire, quindi, quindi eh, come ho detto oggi un, un, un po' mi sono messo a piangere, un po' ho cercato di impiccarmi, un po' mi sono avvelenato col cianuro, un po' ho cercato di farmi investire, un po' io ho investito gli altri perché... No, no, voglio dire, non è che posso morire... Che muoia anche qualcuno, voglio dire... Grazie per il treppolatino! Qualcuno deve pur morire, quindi voglio dire... Per cui... <ride> A questo punto, porca madonna! L'evasione fiscale non è un reato, è legittima difesa, struzzi! Adesso, direi che possiamo partire con il Reddit. Vediamo un po' quali bellissime cose avete creato. <ride> Arang <ride> Grazie per aver chiamato una sabba latino Grazie mille <ride> Vediamo un po' quale meraviglia avete creato Ecco come si fa il bucato oh, È il verso che faccio io quando vengo Questo più o meno Io ho preso casa recentemente E lo stato ti incula anche lì con tutte so, le tasse che paghiamo so. potrebbero renderlo un processo meno costoso eh, eh, e soprattutto burocratico. Non, eh, non saremo in Italia, grazie per i 100, grazie per lo i 13. Andre, grazie, 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 Andre Maradino, grazie mille per le 5 sub -giftate. Grazie mille di cuore, Maradino. <ride> grazie mille, ti mando un bacione. Oh, Senti qua. Ve lo giuro, è lo stesso verso che faccio io quando sborro questo qua. Ginzo, grazie per gli 11, palatino. Perché dovrei fare il bucato una volta a settimana quando posso farlo 48 volte in un giorno? Ha ragione, è vero? È verissimo. Paolo, grazie, 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 grazie. Paolo, palatino, grazie mille per le 5 sub giftate, grazie mille di cuore, Paolo. Ti mando un bacione anche a te, grazie mille, palatino. Bark, grazie allora. per i 9. Ma poi, scusa, chi cazzo lo fa il bucato? Ma chi cazzo lo fa? Cioè, io al massimo prendo una maglia, la stendo fuori, eh, le lascio prendere aria, poi tanto se è smerda comunque prende un po' aria, si rinfresca. Poi vabbè, se c'è un retrogusto di muschio e muffa e gorgonzola sulla scella, quella al massimo attizza, voglio dire. Cioè, è tutta roba da maschio, per cui non è un problema. <ride> Capita, capita, cioè? Lo sapevi che inizialmente la festa della donna è stata creata per il 6 marzo, ma, ma le donne hanno impiegato due giorni ad organizzarsi. <ride> motivo per cui l'evento è stato spostato all'8 di marzo, era prevista anche la giornata degli uomini, ma come al solito, abbiamo dimenticato la data. Vero! donatore anonimo grazie 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 donatore anonimo grazie mille per le 5 sub giftate grazie mille grazie mille di cuore donatore anonimo chiunque tu sia ti mando un bacione ancora gatti vediamo altri gatti You're the Cos'era sto verso? You're the Cos'era sto verso? You're the gli ha dislocato le hank, gli ha dislocato le zampe, ma con quale violenza! Mela yeah. oh. <ride> che sveglia, ma l'ha fatto, fatto bene, l'ha fatto bene. Che carino! Cos'è sto schifo? Is <ride> È un elicottero, sta prendendo il volo! Sembra la stessa cosa che è successo a Ciccio Gamer. Si sono <ride> svegliati una mattina e hanno deciso di rompere il cazzo perché non gli va giù che qualcuno faccia i soldi. Vabbè, questo io non entro nel merito, però non Vabbè. voglio fare parallelismi, ci mancherebbe il <ride> altro. Col... Ma è un filtro, non è vero? Ma io stavo scherzando ieri sulle tasse. Oh. Scusami, faccina, suppliche. Ma che scusami, comunque, mica è colpa tua. Ha detto che noi dobbiamo fare ah. sacrifici per pagare le loro ville di merda e poi si lamentano <ride> che noi giovani preferiamo fare il fattorino o lavare i cessi a Londra, ma forse ma, perché i nostri costi. Ma è ci ovvio, cioè... Ma è umanamente. No, ma, sa, no, ma sai qual è il discorso adesso? Se, senza, senza voler entrare in un discorso... Serio e tragico perché le live le facciamo specialmente per rilassarci, però il punto sai qual è: il, il, il punto è che cioè, io sarei anche felicissimo di pagare le tasse, però allora. per, le, per, la, per la quantità di tasse che io pago, cioè, io mi aspetto che tutto sia perfetto, cioè, dovrebbe essere tutto perfetto. Cioè, non dovrebbe esserci una buca per strada, non dovrebbe esserci il tasso di criminalità a meno 5%, dovrebbe essere tutto in ordine, tutto efficientissimo. Quindi, cioè, il problema, il problema è quello che le tasse che paghi non sono proporzionali al servizio che ottieni. Cioè, io non vado in un ristorante dove pago 20 euro un piatto di pesce e il cameriere me lo tira in faccia dandomi anche una bottigliata. Cioè, non ci vai in quel ristorante. Oh, sexy. Sexy. Che no Cata <ride> T'ho pagata <ride> Anche questo sono io, quanto sono io appena sveglio Spero che questi miei pochi cir ti possano servire Oh, Potatino, che carino una goccia fa il mare oh, Ovviamente, infatti ci mancherebbe Grazie mille, Potatino, sei un amore Grazie mille <ride> per 400 cir Ciao, Andrea, non sono mai in live Ma le guardo tutte nel tempo libero ho trovato finalmente un lavoro. e Il primo giorno di lavoro ti ho sognato. Mentre tiravi una chitarra in testa a un male intenzionato. Hai fasso, ero, non era un sogno, era una realtà. Si vuole bene anche nei sogni, Andrea. Ma no, no, ma non, non, sta, non stavi sognando. Rindormiglia, ma io usualmente Prego, entro nelle Andrea. case altrui e È spacco chitarra in testa ai ladri. Jaina grazie per i tre. Palatina, per il Ti voglio bene emoticon sorridente. Grazie, mi ricordo, Maratina. Io sono una patatina. grazie mille, Regina. Non, ma io lo faccio, non l'hai sognato? Tu stavi dormendo, ma io, io sono Chitarra Man, io entro nelle case delle, dei civili, controllo se c'è un ladro e se c'è, gli spacchi in testa una chitarra e poi scappo via. Io faccio. Sono un supereroe strano. Ma cos'è sta roba? Ma dai, ma, ma il topo! Ma che schifo, ma. Ma questo sei tu da bambino, ma che schifo! VIZIO grazie per il grazie per il NOME <ride> per il prendo la vedi Vedere gatti che fanno cose stupide mi piace un sacco. Cosa fa? Cos'è? Che cos'è sta. <ride> cos'è sta roba? Ma pettinola anche lui, poverino, guardalo come vuole essere pettinato. Ma questa è una lettiera, scusami. Ma, è... Ma questa è una lettiera? Ma che cazzo è? Ma sembra, Ma sembra il carrello quello che trascini alla Conad? <susurra> Suona il telefono, il, tele... il telefono! Suona il telefono e il gatto <susurra> <susurra> Che carino! Ne voglio uno! Ah, no è vero, adesso dovrò vendere Nala. Quindi... <ride> Dove l'hai comprato? Ho comunque zitto, zitto furia <truì> di le 100 bits alla volta. Sono p arrivato a 10k. La smetti di ostentarmi? Grazie, per Cirpadino. Vedere il Napoli con il PC pcb della live, col telefono. Io ho. Oh. Uvuavu bacione, Mua. lo so, lo so, lo so. Ti ringrazio. Assolutamente, usciamo stasera? No, voglio vedere la live, ma stai dicendo così da più di un anno. <ride> ma perché, scusa, lei non guarda le mie live, lasciala, non è la tua ragazza, lasciala, non è la ragazza giusta se non guarda le mie live, mandala a cagare, ti porterai in una brutta strada, presto ti ritroverai con le sopracciglia depilate e il risvoltino a fare degli apericena in qualche locale strano, lascia per lascia, lascia. <ride> se facevi il bravo ti portavo tanti cioccolatini yeah. ma siccome fate il monello io me ne sto andando arrivederci ma non l'aveva già vista e tu sei il monello basta più le caramelle e le cioccolate <ride> abba sbambu sì, si l'aveva già visto questa qui me lo ricordo Vabbè, eh oh, non è esattamente il numero uno nel, nel trattare, però, insomma, dai, diciamo che. Perfetto, coraggio Marti entra! Oh, cavolo Rick. Puttana, Rick, ma che posto è questo? Marti, questo è Bari, praticamente lo Haio d'Italia. la chiamano per i <ride> loaio d'Italia! Come lo d'Italia? Colpa di Lino Bazzi, che non è nemmeno di qui, in realtà la pronuncia è Pensano che sia una nazione a parte che non conosce la lingua italiana anche per colpa di Antonio Loconte. Che è? Antonio Loconte ma è un giornalista ciccione che pensa solo a registrare il degrado che c'è in questa città quando tutto il mondo è paese. No. Oh cazzo scappa morti! No. no! Forza, muovi quelle chiappe! Ma no, dovevi farlo più agitato! Andiamo che devo chiudere, andiamo! Signora, che cazzo ho appena andiamo, visto, andiamo, scusate. Cazzo Dove cazzo mi hai portato, Rick? Cazzo, signora, cosa ho appena visto? Scusi. No, no, no è in tutta l'Italia. Che cazzo era? Cos'era la signora che si dava aria alla fagiana? Gesta, grazie, 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 Gessa, Panatina, grazie mille per le 5 sub giftate, grazie mille di cuore, Panatina. Grazie mille, ti mando un bacione. Fate la sub, cazzo, cioè. Eh? Oh mio dio, sono le freddure della minchia che dico da ubriaco. Come si chiama l'oca più intelligente? Ho capito. <ride> mio dio, cosa dice una busca davanti a un cancello? Moscavalco, Madonna, ma sono, ma sono re. Ma sono a piovra, uccido un polpo, è un omicidio polposo. Madonna. Ma dai, ma, ma queste dai, sono le battute che racconta tuo zio Ciro, di 56 anni, ubriaco, a tavola la notte di Natale per far ridere tutti quanti. E tu ridi, ma tu ridi semplicemente perché si sta lentamente ribaltando dalla sedia. E no, no. Sai che a breve finirà per spaccarsi la tempia sul comodino dietro. Non c'è altri motivi, Nicolas. Grazie per i due, Palatino. Ama la scienza, gli anime pubblica cose nel web. Non è Andrea. Chi te l'ha detto? Hello there. Chi te lo dice? <ride> Sammy, grazie, 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 grazie malatina, grazie mille per le 5 sabbie che state, grazie mille di cuore Sammy, vi ringrazio papere mi state la salvando bella. in questo momento dalla mia depressione che mi sta portando lentamente a desiderare il suicidio, grazie mille papere, è femmina, e sti cazzi chi se ne è fotte, sei in Undertale l lei è morta forse? lei è forse la morta bella. in Undertale? No io la genocide l'ho fatta più di una volta e lei si salva <ride> perché? perché? perché è più intelligente degli altri quindi voglio dire Zio Bill? Zio Bill? Cos'è questo? La gente dice che bere il latte ti dà forza. Bevi 15 bicchieri e prova a spostare un muro. Non ci riesci. Ora bevi 15 bicchieri di birra e vedrai come si muove il muro da solo. Hello there. Giusto, giusto, effettivamente è vero, non è neanche tutti i torti, effettivamente non posso dire nulla. Devo, devo ammettere che sotto grandi effetti di alcol, spesso e volentieri, sono le cose che si muovono tutte attorno a me. Quindi ho sempre pensato di avere poteri telecinetici da ubriaco, però non ho mai avuto conferma. Quindi. Allora, proposte per un mondo migliore. Va bene, vediamo prima cosa. Ah! Non invitare populisti in trasmissioni televisive dotate di microfoni o in alternativa non invitare populisti dotati di bocca. Eh vabbè, è una parola, cioè voglio dire il 70% dello share eh, deriva da loro, cioè nel senso il, letteralmente il 70% dello share dei canali televisivi deriva da gente che si siede al tavolo, nel divano al divano del, del salotto della tv e dice siamo stanchi di questa situazione in Italia arrivano troppi inserire etnia e non ne possiamo più la gente stufa si sma per strada e si ribella ma noi abbiamo la soluzione quindi voglio dire quelli fanno più o meno il 70% degli ascolti dopo no? boh, nessuno cagherebbe più cioè, voglio dire anche perché l'italiano medio quando sente un discorso serio e sensato dopo 5 secondi si annoia sviene e possibilmente muore per via di un'embolia cerebrale perché era un discorso troppo complesso e i neuroni hanno fatto fatica a simulare le informazioni. Le autorità religiose e secolari possono indossare costumi buffi solo a carnevale. Esattamente come tutti gli altri. Abolizione <ride> di ogni forma d'arte che si manifesti nella parodia di un crocifisso. Vabbè, questo è, Ormai è talmente banale crocifiggere qualsiasi cosa che quando vedi Gesù in croce, pensi: hmm, geniale. <ride> Tutti sei? i razzisti diventino neri. A parte io. <ride> Tutti i razzisti diventino neri. <ride> Buonasera, Andre. Domani ho una visita medica preassuntiva per RFI che sarebbe un ramo di ferrovie dell'estato eh? Sono stra contento ma anche in ansia per come andrà anche perché sono ancora giovane e spero che vada tutto bene. Scusate spero, Bernardino. il voglio un messaggio lungo ma sono davvero entusiasta per questa notizia e volevo oh. condividerla con tutte le papere e con il suo team. Sono contento, Bernardino. Ti mando un inculo a Gesù Cristo, alla balena, al lupo e speriamo vada tutto bene. bene. Eh. L'aggettivo quantistico non potrà più essere usato da omeopati, stranoterapeuti sì. sì. e ciarlatani vari. Ma... Sì, sì, ti prego, questa appena diventerò dittatore dell'Italia, perché dopo oggi sì, diventerò dittatore dell'Italia, questa sarà la prima legge che varerò. Proprio subito! Questa parola sarà proibita in qualunque tipo di estratto, manuale, qualsiasi tipo di libro, qualsiasi tipo di versetto, poesia, prosa, perché tutti quanti utilizzano la parola quantistico senza capire che cazzo vuol dire quantistico quindi sì, approvata al suo posto dovrà essere perché dopo oggi, ah giusto, per quelli che non c'erano prima, sto per suicidarmi perché la mia commercialista le ha detto che devo pagare una cosa come tu. di scusate ancora, ma secondo te mi conviene andarci in ritardo come di consuetudine <ride> di ferrovie dello Stato o no? sì, 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 assolutamente, se no non t'assumono eh. che cazzo vai, in orario? Cioè, usata la parola magico Chiunque si genufletta non potrà più rialzarsi. Ma come scusa? Ma come scusa, ogni cantante, poeta o scrittore ha a disposizione 99 amore. Dopodiché, muore, e abbiamo eliminato il 70% dei cantanti. Tutti coloro che ammirano la straordinaria perfezione dell'universo verranno infestati dalla tenia solium. Così potranno ammirare la straordinaria perfezione dell'universo più da vicino. Guarda, vale, anche questo è vero, anche questo è verissimo. Sapete quanta gente ho trovato che mi dicono, ma in noi è impossibile perché eh, questo universo è troppo perfetto. No, no, cioè zio, letteralmente fuori dalla Terra, qualsiasi cosa ti uccide, cioè fuori dalla Terra allora. tu muori, qualsiasi cosa... Tu muori, che non è italiano, fuori dalla Terra. Radiazioni, vuoto cosmico, gravità più o meno assente, assenza di campi magnetici, quasar, buchi neri, stelle di neutro. Tu, tu muori. Cioè. Niccolo, grazie mille, 17 Balatino, Letteralmente, l'universo è un gigantesco eh, gioco di sole enigmista che, appena esci dalla Terra, cerca di ammazzarti. Ma cioè. vediamo, perché non barisce? Insegnare a quelli che lampeggiano in autostrada che gli abbaglianti non sono raggi smaterializzatori. No! Predicazione di San Romualdo. Ma cosa raffigura quell'oggetto rosso nella grotta al centro, a destra? Per par grossa? condicio, qualsiasi servizio televisivo che parli di UFO, o di apparizioni miracolose, deve essere accompagnato da risate fuori campo. È abbastanza anomalo. <ride> Totale, eh, questa sorta di strano oggetto al suolo simile a un cappello da prete o da cardinale, che non è assolutamente un cappello, da cardinale, che vediamo addirittura con qualche effetto laterale che dà il senso quasi della direzione. È sicuramente molto strano. Allora, tutti gli operai che votano a destra devono essere immediatamente accontentati. Salario dimezzato, niente ferie, 50 ore di lavoro settimanali e due spilloni roventi nei capezzoli, a che numero siamo arrivati? 12: 12. Deviare l'orbita di Apofis su Putin. Ma come? No, fermo, che fai? Distruggi la Terra. 13. Le frasi fatte e i luoghi comuni vanno pagati 13 euro a lettera. No! 14. Tutti gli inni nazionali devono essere eseguiti con l'ano. Ma come scusa? 15. Va bene, questa la provo, la provo, la provo. La provo, l'inno nazionale eseguito con l'ano mi piace. Chi telefona per fare spam diventa giallo fosforescente per una settimana. Poi ci penso io. E infine, quando uno fa un'omelia, una ramanzina o un qualsiasi predicozzo moraleggiante, deve apparire il numero di volte che si è masturbato. Oh mio Dio, temo che se comparisse a me la cifra non starebbe assolutamente dentro uno spazio apprezzabile. Cioè, nel senso, la mia cifra probabilmente servirebbe un foglio di svariati chilometri per riuscire a farcela rientrare. Per cui. Vabbè, ma tanto io non li faccio. Quindi. Però a me voglio che appaia lo stesso. Voglio Beh. che sia il conteggio in numero Bella, reale. Andre, buonasera. <ride> Così ogni domanda. volta che Mi finisco una potete sapere che l'ho appena fatto. con una tipa. Che ho conosciuto, però fisicamente non mi attrae, vero? Mentalmente sì, ci sto bene. È simpatica, ma come bellezza, non è un gran tre, non mi attira. Come faccio? Ovviamente so che ci vuole tempo. Come fai a fare cosa? Un'ultima domanda: se ti mando 500 bit, pensi che potresti invitare Anna Manna a casa mia per il mio compleanno? <ride> Ah. Allora, con calma, con calma. Pan, Panzanetti, grazie per gli otto Baratino e Yassin, grazie, 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 grazie. Yassin Baratino, grazie mille per le cinque sub giftate. Grazie anche a te di star contribuendo a evitare che io mi suicidi. Grazie mille di cuore, Baratino. C scusa, come riesci a fare cosa? A trombartela? Ti dirò una verità che è una verità abbastanza importante. L'aspetto fisico e l'attrazione contano. Non sono la cosa più importante, ma contano molto. Perché il tuo pisello non va in base alla simpatia, il tuo pisello funziona in base agli istinti primordiali di attrazione fisica che tu hai nei confronti di una persona. Quindi se una persona fisicamente non ti attrae... Cioè... O, o ne sei innamorato, che a quel punto vai oltre e sti cazzi, però l'aspetto fisico è importante, cioè voglio dire, eh, zio, non, puoi, non possiamo escluderlo, come non possiamo pensare di stare insieme a una persona solo per l'aspetto fisico, perché è delirante, non possiamo pensare di stare insieme a una persona e togliendo completamente l'aspetto fisico, cioè nel senso, sono due elementi che valgono entrambi, quindi... Un, un minimo, non dico tanto, ma un minimo ci deve essere, voglio dire. Se no zio, è una parola, cioè come fai? Voglio, cioè... Questo per mettere le cose nella giusta prospettiva. Finito? Sì. Epico. <ride> Borsalino, grazie, grazie, no. grazie, grazie, grazie Borsalino, grazie mille per le 5 Subgiftate. Grazie mille di cuore anche a te, Palatino. Ti mando un bacio, un abbraccio. Grazie mille di cuore, Palatino. Grazie mille davvero. Allora, allora, bene, da bene, da. bene, bene, dai, dai. <ride> <ride> Posso sapere che sostanza psicotropa ha <ride> assunto il tizio. Ne vorrei un po' anch'io. <ride> ne vorrei un po' anch'io, se è possibile. Vorrei sapere da chi l'ha comprata e che cos'è. E in questo momento mi servirebbe molto assumerla. Eh, mi farebbe molto <ride> bene. La, la, la vorrei in questo momento. <ride> Rimettilo. Ah, va bene. Tanto per quello che dura. <ride> Carol, grazie per i 14 patati. La ventolaio per armate. Assistenza. <ride> <I> <ride> Belve, grazie per i 6, palatino. Bentornato tra tra trago Ciao, re papera. Spero sì. che questi cir possano aiutarti un po' anche se non sono motlo. No, palatino, ma ci Ti mancherebbe. Ti mando un bacione paperoso minore 3. Grazie mille per i 300 cir. Grazie mille di cuore, palatina. Right. Che carina, grazie mille. Date a quel cam. Date a quel. A... Eh, sì, a quel cameraman. Date a quel. Cazzo si dice! Che Cazzo si dice lì il. Cazzo dice italiano il cameraman? Il cinepresista lì? Come cazzo si chiama? Non mi viene il nome! Vabbè, culo Comunque, dato a quel cameraman una promozione. C no, cameraman in inglese. Vabbè, c'era anche il modo italiano, però, sti cazzi. Makes me feel alive. Giadina, grazie per i 13, Giadina, per per parlo. Eh, vedi, vedi, vedi. Sono i limiti dell'uomo che okay, ci volete fare, ragazzi. Eh, wow. si distratto, la giornalista è andata fuori camera, però voglio dire, dai. Il tazzo. magari ce lo vediamo dopo perché è un po' lunghino da fare da fare in live. Cos'è? 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 Oh. Nice, the dark side. <sniffs> vabbè, oh, vabbè, vabbè. vabbè, oh Non è mica nulla, non è mica nulla di razzista, eh. voglio dire è, è, è Il lato oscuro, non è mica nulla di razzista <laughs> Ciao, come sono appena arrivato a cosa mi sono perso? Io che voglio suicidarmi. <ride> Lupa, grazie per i 13, ma tira 29 per armate, eh, non puoi ridere, oh sti cazzi, tanto, Mia Khalifa. Mia califa. Beh, ah, vabbè, sì. Va bene. Va bene, va bene. Non credo fosse proprio una baguette. E non credo fosse proprio vestita alla francese. Però. Vabbè, oh, senti. Alla fine è stata artisticamente modificata. Vabbè vabbè, 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 vabbè. Diciamo che possiamo dire che a mia califa piacciono un sacco le baguette. Non è che. Vabbè, oh, senti. Se le piace il pane francese, non è che schi noi per giudicare. A me piacciono più, magari, le rosette. Però, oh, che, che, cioè, non è che possiamo giudicare. Eh. Allora, statemi a sentire, ascoltate eh. bene questo messaggio. Buonasera, Re Papera. Come stai? Così, Vivi così. invece, dopo tre anni a non prendere il Covid, me lo sono beccato da mia madre. Ah, io l'ho preso a mio padre due mesi Voglio fa. Voglio morire, vai, <ride> voltate. Tranquilla, tra Aia, orcamadò, tranquilla, che tra poco starai meglio, vado a tirare, non preoccuparti. Grazie per il giro. ...messaggio, perché questa è una cosa che non sta dicendo nessuno. Allora, il virus yeah. è partito dalla città di Wuhan. Eh, veramente... È girato... Come non lo sta dicendo nessuno, scusami, ma che cazzo dici? Ma l'hanno detto in tutti i telegiornali. ...tutto il mondo si manifesta con alcune particolarità, tra cui gli starnuti. Quindi sentirete persone che fanno e ciù. Di conseguenza dovete stare attenti, perché è un virus che è partito da Wuhan e si manifesta... È una stronzata, è una stronzata questa. Da, ...con e ciù. Quindi è Wuhan... ...e è... domani ho un test di e di chimica. Ti benedico Martino, grazie per i cire. Ricordi della pandemia? Dai, minaccia ancora! Prego? Minaccia ancora! Minacciami! Non, 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 sì. non ti avvicinare! Sì, no, non avvicinare. Sì, no, non ti avvicinare! La mascherina deve Non ti avvicinare! Non ti avvicinare! Ma che cazzo è, scusate! Ah. Edo, grazie per essere venuto a fare Andrea, perché il 90% delle tasse? Perché lo Stato italiano, come è successo a Gischianto e è successo anche a me, lo Stato italiano vuole che io paghi le tasse dell'anno scorso più un anticipo delle tasse di quest'anno. Perché sì? Non mi chiedere perché è la legge italiana. Dato, grazie, 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 Dato, Palatino, grazie mille per le 10 sub giftate. Grazie mille di cuore, Palatino, ti mando veramente un abbraccio e un bacione. Grazie mille, sei un amore, Palatino, grazie mille. Di cuore, dato. E... è venuto fuori che praticamente è verde in sostanza, come ho detto prima, facciamo finta, facciamo finta che io abbia 100.000 euro di guadagno, devo dare 90.000 euro di tasse. <ride> In scherzo, sono in vena di suicidarvi, ragazzi. Non sto scherzando. Vale per tutti. Eh, 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 eh. Se supi un certo guadagno, sì. Eh, eh. Eh, eh. E quindi, come, come, ho detto prima, come ho detto prima, anche no, mi è entrata in depressione perché volevamo prendere casa, ma io non ho più niente in banca. Non ho più, non ho più niente, ragazzi. Ho zero. Ho letteralmente zero. Tutti, tutti, tutti i risparmi che avevo messo da parte in quest'anno e mezzo sono stati completamente azzerati. Non, non ho più niente. Ma <ride> allora lo dicono, fai lo streamer che fai un sacco di soldi. Eh, sto cazzo. <ride> eh, sto cazzo. <ride> non ho più niente. <ride> non ho più niente. Dicevamo, scusate. Non potevi rateizzare. Sì, potevo rateizzare. Filippo, grazie per i 13, patino! Potevo rateizzare, potevo dividere effettivamente allora. le rate in 6 rate. Così facendo, dividendoli in 6 rate, tutto quello che guadagnavo ogni mese da Twitch l'avrei dovuto dare in rate. E se avessi deciso di rateizzare, allora. indovina un po', c'è il 6% di interesse. Quindi, per dire, per dire, per dire, che se uno paga, non so, una rata da 6.000 euro, non so, una rata da, che cazzo ne so, 1.000 euro, per dire, cioè, è 1.060, per dire, che se lo moltiplichi per 5 rate diventano altri 400 euro, quindi che bello, cazzo! <ride> Ma come mai? Eh, perché viviamo nel paese sbagliato. Ecco, per... ecco perché. Attila, grazie, 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 grazie. Attila, Palatino, grazie mille per le 5 sappi infatte. Grazie mille di cuore, Palatino. Grazie mille, sei un tesoro, davvero. Dicino, la deve non ti deve avvicinare! Non ti deve avvicinare! Ma direi, Ma non è lui! Ma qual è il problema, Filma fino. Film. Vai, dove stai andando tu? Ma che cazzo sei Ma, <ride> ma che cazzo è questo? <ride> ma chi sei Ma chi sei pagliaccio? Pagliaccio! Macio! Ma, con quale? ma con quale? Paglia, minaccia ancora, pagliaccio! Arr!

Da, sacco di merda sei tu coglione ma che ma che scusa non sto più parlando con chi ce l'ha scusami sacco di merda sei tu mettiti sì. senza sì. e eh, tu Niente ho registrato sacco di merda sei tu tu sei sacco di merda ma non ha parlato ma con chi ce l'ha ma con chi se la sta prendendo ma non ha parlato ma... hai capito ho registrato bello non attacca con me fai una colpa Mettiti da... là, ne... ma mai ti sei trimurenni. Ma cosa sta dicendo? Ia, <ride> <ride> yeah, sì, grazie, 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 grazie. Ia, yeah, sì, palatino grazie mille. Allora grazie mille Maratino! grazie sì. c'è un amore ti mando un bacione Oh osamut grazie per gli otto Maratino, 29 per armate ma che ma secondo te ti pare mai che mi suicido no però sono depresso cazzo non mi voglio suicidare però sono depresso adesso io a fare le live con voi mi sto divertendo e torno a essere felice appena stacco la live mi metto a piangere cazzo cioè non è che mi voglio suicidare però porca madonna eh <ride> eh, eh o oh no che cazzo stasera ci bestemmia io ve lo dico già stasera ci bestemmi ogni 5 minuti eh. io, io ve lo dico caga sotto, vai vai sacco, sacco di merda di... Non, ti non, ti no, papà. Papà. non ti avvicinare non ti avvicinare non ti avvicinare non ti avvicinare allora, sacco di merda lo dice al figlio No, okay? grazie per il sei, a me. ma chi è okay. il figlio As no, ascolta no. sacco di merda lo dice no, al figlio siamo. ma chi le ha detto del sacco di merda ehi okay, ma sacco di merda lo dice al figlio ok chi è il figlio Gaggio. Vai. Vai Luca, vai. Vai, vai. vai cazzo. Oh, ah, wow, grazie, grazie per i 12 per la parte, grazie. Ma veramente. Taccia pu senza distintivo, posso. Certo di che fa le tasse, tanza. Gaggio Balengo, di lì sacco rugabu. Ma che cazzo di che lingua è, scusate? Gaggio Balengo, ma che lingua, scusate, ma, ma... ma che lingua è? No, scusate, mi sono ma, ma non capisco. Ma è. È, è sassarese? È sassarese, è Gaggio Balengo? E che cazzo vuol dire? Qual qualcuno mi può tradurre Gaggio Balengo? Cosa vuol dire Gaggio Balengo? Scusate. Non... Che. Che. che <ride> boh! Ma hai eh detto che è sardo, pensavo lo sapeste. Gaggio è tipo stupido. Ah, Gaggio Balengo. Gaggio! 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 La testa te ne con cazzo! Non mi ha avuto un casacco di merda, è lui! Non è famiglia con N114, non è Ma con chi stai parlando?! Ecco! 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 E allora, convinto, un sacco di merda. Ma con chi? Sto dagli con... oranghi, un ragazzo un sacco di merda. Viene dagli oranchi? Ma che cazzo? Hai capito? Hai convinto, Gioccio. E che la convinto fa vedere un che 4 qua qua racconti. Come? <ride> Sta parlando un po' la lingua degli dèi. Un po' non ho capito con chi ce l'ha. Perché vede roba? Ma Sì, ma vede e sente cose. Ma fa tutto lui, cioè, voglio dire, fa tutto quanto lui. Non ho capito che cazzo è successo in questo contesto. E eh, a chi leggo tu, tiburon? Io chiedo per carte di fumare un bron. che sconde se pantalon. Non è stato proprio. Non è stato proprio un gran tempismo. Togli, ma non si vede niente. Non si è visto niente. Un uomo, un uomo nudo di profilo non si è visto niente. Non è stato proprio un gran tempismo, però, se posso dire la verità. Eh? Non è stato proprio un gran tempismo, il nonno che si stava pulendo il buco del culo, lei è cascata all'indietro. Però, vabbè, oh, voglio dire, dopo tutto. Cioè, è anche il bello della diretta. Gaggio Baleggo! Ho voglia di fare questo ballo adesso. Do dopo lo faccio su TikTok. <ride> Mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha intrattenuto questa cosa incredibile. Non, non pensavo, ma mi ha intrattenuto questa cosa. Non pensavo, a dire la verità. Ma perché mi stavo aspettando qualcosa. Mi stavo aspettando, tipo, che cascasse un vaso in testa, gli venisse un'embolia cerebrale. Non so, il gatto gli squartasse la faccia. Non è successo niente. Quindi... Shadow, grazie per i 13, paladino, bentornato tra le opere armate. Non è tagliata! tutti sanno che Rocky Balboa prima dell'incontro con Apollo Creed prendeva cazzotto in faccia i bambini come allenamento era per quello che era così efficiente quindi voglio dire era per quello che era così forte il talso delle filippine somiglia a quel tuo amico preso a male perché abusa di sigarette simpatiche e ora se ne sta in paranoia imbruttito sugli alberi è un merdino lungo appena 40 centimetri ma è praticamente tutto coda quindi non vale deve aver sbagliato qualcosa durante l'assemblaggio della testa perché nonostante abbia due super santos al posto degli occhi non può ruotarli sono fissi all'interno dell'orbita bloccati motivo per per cui, se deve voltare lo sguardo, deve girare tutta la testa. <ride> Sfigato. Ma come cazzo le ha spesi il getto di rivoluzione? Per lo meno la testa eh, non posso è di passare. 180 gradi, tipo esorciste. Una soluzione molto comoda, quanto un camion a pedali. Tra l'altro, vengono al mondo già con quelle cupole di occhi già aperti, ma azzurri. Che per l'ostetrica deve essere uno scherzone. Che carino! Sembra un piccolo demonio, sembra un piccolo di Cthulhu appena nato. Sembra tantissimo un piccolo demone Un piccolo Gollum demone satanico Uscito da un girone infernale Venga, venga, sta uscendo, sta uscendo È uscito, porca merda, rimettilo dentro Mi ha guardato, mi ha guardato Tra l'altro comunica con gli ultrasuoni E a quanto pare è l'unico primate conosciuto a farlo Ha quindi potenzialmente il superpotere Di rompere i coglioni ai cani Il che lo rende un Pokémon fortissimo ne voglio 7-8 in casa per rompere i coglioni ai miei cani. A sto punto, voglio dire. <ride> 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 imbelle, sei un imbelle, Sebastiano. Carra, Babbo. Senti, per favore, devi togliere assolutamente la sfinterometria. La devi subito annullare immediatamente. Io dentro il culo non ci metto niente. Zero. Ma ti pare che io mi metto dentro un culo le palle che... Le palle che fanno l'elettricità? Grande, grande, grande. Chi è? Chi è? Io ne so, hai chiamato te. Babbo. Eh, no, niente. Oddio, mi sono sbagliato il numero, scusami, scusami. Ho messo un numero in mio... Scusa. Mi sono sbagliato il numero. Scusa, ciao. Niente, niente, ciao. Ma dai, ma è un imbecille, ma... Ah, oh dai, me l'ha fatta a polpa, <ride> <ride> Che coglione! <ride> <ride> che cazzo! <ride> Comunque ho, comunque ho, io non per dire, a proposito di cose nel culo, io non ho capito perché nel 2023 abbiamo macchine che permettono tramite radiazioni di poter rilevare eventuali problemi... Mi sono arrivati cosa verde? Non ho capito cosa? Devi rilevare att att attraverso macchine problemi cerebrali, ma per l'esame della prostata c'è ancora il dito nel culo. Cioè, com'è possibile che abbiamo delle macchine che ti sparano delle radiazioni in fasce e rilevano dei problemi? Ma l'esame della prostata si fa ancora infilandoti un dito nel culo. <ride> cioè, non potremmo trovare un'altra soluzione alternativa al dito nel culo? <ride> anche perché poi uno pensa, sempre, uno pensa sempre a te che devi prenderti un dito in culo, ma io, ragazzi, penserei anche al, pro, al proctologo. No, sì, no, spero, sì, il proctologo è quello che. Ti... Cioè, io penserei anche a lui, eh. Ragazzi, il medico ti mette, mette un suo dito nel culo. Cioè, neanche lui si diverte. Eh? Io, ve di io ve lo dico, neanche lui si diverte. Eh? Cioè, l'andrologo no, non è per. Ah, no, ha ragione, però effettivamente sì. Il proctologo ti guarda il buco del culo, però l'andrologo mi sa che è quello. Sì, no, hai ragione, hai ragione, Federico, hai ragione. Vabbè, comunque sia, lui ti mette un dito al guanto. Sì, ma che schifo. Sì, ma che schifo. Cioè, scusa, tu con un guanto metteresti un dito nel culo a uno? E parlo di uomini etero. Sto parlando di uomini etero. Eh? E io lo, non, non sarei vogliato con un guanto a mettere un dito nel culo a qualcuno. <ride> Voglio dire. Sì, e poi fa. Mm, Carotte e cipolle. Ha mangiato minestrone ieri. <ride> che schifo. Ovvio oh, che ho ragione. Sono donna. <ride> che schifo, cazzo. Oh madonna, salta, ma verde, perché hai fatto una donazione che non è arrivata? Dimmelo che nel caso controllo, eh, perché devono arrivare, eh, devo, si, devono farsi, si devono vedere, non deve esserci un problema. Eh. Ah, questo l'abbiamo appena visto, che cazzo Daniele Cabras? What tipica ah. conversazione di mio padre al telefono? Sta scrivendo al telefono, ok. So, Marine grazie oh, per no. il 6, Valentino, bentornare per le armate. Uh, ah, ok, ok. Gli occhiali, vedo, vedo. ce l'hai in testa. 3, oh, 4, chi è? Ma che cazzo... è. <ride> <ride> è vero, <ride> è, ver è verissimo! Che ti guardano, che ti guardano e ti dicono chi è? <ride> come, come se tu potessi <ride> Come se tu potessi saperlo, ha capito? <ride> oh, madonna santa. Cioè, veramente, ma, tu... ma tutti i padri sono così. Grazie mille per... Rai, grazie mille per il nome, panatino. La l'ho fatta. Me l'ha fatta una dottoressa e devo ammettere che non m'è dispiaciuto. Oh, la parte peggiore è stato quando mi hanno infilato la sonda. Non era una sonda. Ci hai fatto caso che quando la dottoressa ti ha lubrificato è andata via ed è arrivato un medico maschio alto 1,95 m, biondo occhi azzurri, palestrato con un pisello di 47 cm. Quella non era una sonda. E ora aspetti due bambini. Dunque, dicevamo, scusate. Rispondi. Rispondi. Pronti?

Tutto bene? Tu, tu, ah? Tutto bene, eh? Eh, e voi? Non c'è male, quello che è a posto, è a posto eh! eh beh, ah, 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 ah. Finché c'è la salute! Eh. 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 I politici, quelli già eh. bene, eh? Quelli, quelli non ce lo dicono quanto prendono eh. di stipendio Bastardi quelli ah, eh. ah. Maledetti eh. tutto Una bomba! Eh. Ah, eh. Eh va bene grazie bello, per bello, la chiamata mi ha fatto, mi sei, fatto piacere do bia, do, va bene to, ci sentiamo Dai, presto ci sentiamo presto ciao 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 però sì, è tantissimo, è tantissimo così. È tantissimo così. Più che altro, più che altro è una cosa incredibile come: più, più acquisisci anni d'età, più il volume della tua voce quando parli al telefono aumenta. Cioè, io, io ve lo giuro, mio padre quando risponde al telefono, io lo sento non da casa mia, perché io e mio padre viviamo uno di fronte all'altro, per specificare. Io quando mio padre, chi risponde al telefono, non lo sento da casa mia, lo sento dall'inizio della mia via. Cioè, si sente tutta la via. Sento proprio. Pronti! Ehi, come stai? Sì! Bene, bene. Scusa, ma perché urli? Scusa, ma, ma perché stai urlando? Cosa che non capisco. Oh, diventerò anch'io così, probabilmente. Già io ho la voce bella e importante. Quindi, Simon, grazie per i nomi. Paladino, bentornato, Tra per abate. Già io ho la voce bella e importante. Quindi, figurati quando. Questo l'abbiamo visto l'altro giorno. Figurati quando divento più grande Io, skip, Sei, sei skip. un padre qualsiasi che deve rispondere a un messaggio L'emoticon così L'emoticon così good. <ride> Eh mio padre fa uguale mio padre fa, Eh mio padre fa uguale È Tutto a posto pa Tutto vero, ma perché? Io ho una teoria in merito. Io ho una teoria. Che con l'avanzare dell'età, tu non vedi più un cazzo, non capisci più un cazzo in termini di scrittura. E quindi, siccome il T9 non sempre ti salta la vita, allora tu fai l'emoticon per riassumere il discorso. Quindi, cioè, molto semplicemente. Gino, grazie per i 10, Palatino. Bentornato tra le la Armate. Manuante, grazie per i 6, Palatino, le Armate. Maestra, oggi dobbiamo colorare il pesce d'aprile, il ragazzo di cognome aprile, <ride> che stronzata! Andrea 60 anni, oddio. Oh, no, no. Ma dove? Ma dove sono io a 60? Ma dove? Questo è palesemente genio matematico a 60 anni! Questo è palesemente genio matematico a 60 anni! È proprio è lui! Se guardi la faccia è lui! È genio matematico a 60 anni! Preciso! Preciso! <ride> Ma lo fa con le facce! Eh sì, perché! <ride> eh sì, perché dove pensi di trovarla, questa cosa qui? Ragazzi, è troppo, è troppo lui, è troppo lui a 60 anni, poi <ride> questo qua è troppo magro per essere bene a 60 anni. Dai, io a 60 anni sarò intorno ai 150 kg come minimo, quindi hai finito la, la quest line di Sebastian. È vero, è triste che dopo non ti cagano più. Potrebbero almeno far finta di parlarti dopo. Avere un dialogo ogni tanto. È triste, sta cosa. Effettivamente, finita la questo non ti cagano più. Poteva mettere qualche dialogo. Tipo, ciao, come va? Anche il dialogo da patri cinquantenni. Ciao, come va? Tutto bene? Sì, beh, ciao, bella. Cioè, finita lì, voglio dire. Niente di più, però. Che cos'ha sotto la maglia? Sexy mama, eh delle due questo potrei essere io a 50 anni Eh questo sì Se mettevi questo Andrea a 50 anni ci avrei, anche, avrei detto sì è probabile, è possibile eh, Effettivamente è possibile Quando a 50 anni, tra 20 anni Non saprei più di che cazzo parlare su TikTok Avrò finito tutti gli argomenti scientifici ho Metterò a con ballare con la panza di fuori ma perché credi a sti tizi che sparano sentenze inutili? Eh beh, sì, eh. <ride> eh beh, ovvio, ovviamente. Vabbè, ma zia, non ci sta neanche a discutere, perché tanto quella è gente scema, quindi... Stiamo parlando di gente che non, non gli interessa, per cui, cioè... La, la, la sai, no? La sai quella di quel terrapiatista che ha provato a fare una misura con un laser per confermare che la Terra era piatta? Dalla misura con il laser è venuto fuori che la Terra in realtà è sferica, e la sua risposta è stata: ci sono dei poteri superiori che mi stanno impedendo di compiere giustamente questa misurazione, vero? Cioè, pi, piuttosto, piuttosto che dire, Ok, ho detto una stronzata, la Terra è sferica, si è inventato che ci sono degli angeli che li stanno impedendo di calcolare. Queste sono, che, queste sono persone che non sono... Ma che dici? Te lo giuro, te lo giuro. Puoi trovarlo anche su Google, te lo giuro. Lui ha fatto la misura con il laser, ha fatto la misura con il laser, voleva confermare che la Terra era piatta, il laser ha confermato che era sferica, e lui piuttosto di ammettere che è un coglione ha detto che c'erano dei poteri superiori che gli stavano bloccando l'esperimento. Ragazzi, quelle sono persone a cui non interessa... Cioè, quelle sono persone che vogliono solo rompere il cazzo, non interessa la verità, quindi voglio, quindi voglio dire, cioè... Andrea ellittica e non è sferica No, no Ale, no Dopo oggi con la commercialista ho tirato una bestemmia così forte che la struttura terrestre si è spostata, fidatevi Ma a me, a me questa, to beh, questa torta Mi ricorda una... <ride> Questa non è una torta, c'è un uomo sotto. C'è proprio un uomo sotto che ha messo il cazzo qua ed è, ed è venuto, gli è venuto addosso. Appena gli ha soffiato sulla cappella, gli è venuto addosso, l'ha smembrato tutto. C'è una, una persona viva qua Isaac sotto. E poi di Newton CH si sono incazzati con me perché ho dato retta a un koala. <ride> La cattela sul cazzo. Allora lo prendo! Lo prendo! Lo prendo! <ride> che imbecille. Tra l'altro, Blur, devo anche... Devo, devo chiamarlo, tra l'altro, Bull, per sentire co come è, com è andato il suo trasferimento. Perché magari prendo spunto. Adesso, Adesso, devo trovare un modo per rintracciarlo. Perché de devo telefonarli. Mi è venuta in mente questa cosa, tra l'altro. Un utile flash. L'ho detto oggi. Ho detto, mi serve il numero di Blur. Devo chiamarlo. Tanto io voglio dire, sono anch'io un content creator, influencer, streamer, divulgatore, sentifaglia, istocco, quindi voglio dire, se io chiedo un numero, io volo numeri. Se, se scriva Joe Biden, Joe, dammi il tuo numero e lui me lo dà perché io sono un pezzo grosso, senza soldi, ma un pezzo grosso. Allora è... hai ah, sette anni, sei in ritardo di 40 minuti, quando arrivi a scuola realizzi che hai lasciato lo zaino a casa. Tua madre. Non mi è mai capitato di lasciare lo zaino a casa, sarò sincero. Non mi è mai capitato. Perché una cosa che faceva sempre mia madre era controllare se avevo sempre lo zaino addosso. E se non l'avevo, me lo metteva. E se non volevo metterlo, me lo incollava. E dovevo tenerlo sulla schiena tipo tartaruga. Quindi, questo non mi è mai successo di aver dimenticato lo zaino a casa. <ride> non, non, mi mai, non mi è mai capitato proprio. Mi dimenticavo di tutto, ma lo zaino mai. Questo l'ho visto. Adesso l'ho visto e sto smack. La nonna morta. Oh, la nonna morta ha dato una testata al comodino. Cole Jackson on TikTok. What? Lascia fare che Cartman canta bene. Lascia fare che Cartman canta bene. Ne sa, ne sa a pacchi. Cartman, <ride> Cartman è un gran cantante. Goglino su TikTok. What? Okay. Mosche no. senza motivo. le mosche hanno un motivo stanno elaborando un piano malvagio cioè mi hai fatto caso che vanno sempre così si mettono sulla merda e fanno <ride> quest'oggi conquisteremo il mondo vanno <ride> sempre così stanno sempre elaborando un piano malvagio per cercare di conquistare il paese è quella la ragione per cui si strofinano fra on tiktok cosa? venga salito da sei persone il camionista rumeno a cui avevo pagato la birra all'autogrill del 2017 <ride> Che stronzata. Vabbè, Maria, su tazzo al massimo ce lo vediamo dopo. Mica ce lo stiamo a vedere adesso, occupa troppo tempo. Ecco cosa disse Giuda a Gesù prima dell'ultima cena: audio originale. Eh. <ride> audio originale. Ti fidi? Sì. Sicuro? Sì. Tutti si fidano, tu ti fidi? Che stronzata <ride> Audio originale. Grazie al vecchio inculino, ho Netflix gratis. Il problema è che il vecchio inculino probabilmente era rumeno. Perché mi ha lasciato net Come era rumeno. Scusami, non era napoletano Netflix in rumeno. Che, però è molto simile al torrese. Se l'episodio di The Crown non è stato di vostro gradimento, potete cliccare sul pulsante. Non mi è piaciuto, non mi fa. Sì invece mi è piaciuto, ma Che <ride> <ride> in poche parole il rumeno ha delle similitudini col napoletano. Va bene, non lo sapevo. Io il rumeno non l'ho mai parlato né ho mai saputo nulla. Il rumeno, però, a quanto pare il rumeno ha delle similitudini col napoletano. Va bene, va bene. Terrò a mente, oh va bene, ci sta, ci sta, ci sta. <ride> Ma in che senso? Ma in che senso prof di religione interroghiamo? Scusate, ma che cazzo dici? Beh, io quando facevo religione a me non ha mai interrogato, al massimo faceva delle domande, ma interrogato mai. Ma che cazzo mi interrogavi? Su cosa mi interrogavi? Io era prof di religione dicevo talmente tante stronzate che, cioè, voglio dire. Ma che cazzo, cioè... Io la mia prova di religione gli ho detto che il serpente per convincere Eva per Convincere Eva, ha preso la mela tirandola e gli ha fatto MARLENE! Voglio dire, di dicevo solo cagate così! Dicevo il serpente ha preso la mela, guardò Eva e disse È MELINDA! Senso... <ride> cioè che cazzo di interrogazione doveva farmi il prova di religione? Che io poi la facevo solamente perché quando andavo a scuola io religione faceva media, quindi... Io per quello l'ho fatta. Io l'ho fatto perché la Religione faceva media con le materie. Au! Oh, eh, eh sì, Lodi. Ad, 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 quando andavo io a scuola, sì. Quando andavo io a scuola, sì. La religione faceva comunque media, quindi... Sti tanto andare bene in religione era una stronzata, per cui non è che... Voglio dire, non era, non era molto difficile, per cui... Poi lasciamo perdere che i professori di religione molto spesso, molto spesso erano completamente esauriti. Cioè, voglio dire, io, io avevo una prof di religione che sosteneva che se tuo marito è un alcolizzato e ti mena, eh, tu devi starle a fianco ed amarlo. Non avete idea della litigata che ci ho fatto quel giorno lì? Non me lo scorderò più. Ci ho fatto una litigata con la, la, profess la professoressa? Ci ho litigato tutta la lezione. Non me, me la scorderò più. Non sono, mai, non, sono mai non, non, sono, non sono mai stato maleducato. Però ci ho litigato quel giorno. Ci ho litigato parecchio. Perché non sono so riuscito a star zitto. Non sono riuscito a star zitto. Non ce l'ho fatta. Cioè, me, me l'ha tirata fuori di cattiveria. Non ce l'ho fatta proprio. Era impossibile. Comunque siamo già 102 sub. Papere, grazie mille, siete davvero Andre, carini. Mentre io nel padellino di religione ho preso insufficiente. Ma come hai fatto? Faceva verifiche di teologia su 50 pagine sull'amore di Dio. Ma va, fanculo, ma, ma poteva a questo punto fare cosa lì? L'ultima volta la mia prof aveva detto che Greta Thunberg era stata mandata da Dio per farci aprire gli occhi sulla condizione del mondo. Cito testuali parole. How dare you! Grazie per il cirbatino. e dicevo, papere, grazie mille per tutte le sub arrivate fino adesso. Scherzi a parte, un ringraziamento mi sembra doveroso. Grazie mille, papere! Siete veramente carinissime. Vediamo un attimo il corriere on TikTok. Io ti dico la capitale, e tu mi dici lo Stato. Va bene, va bene, versione Europa. E non Pronto. dimenticarti di seguirmi anche qui, no, no. Sofia. Imbecille <ride> Max, grazie per i 14. mattino. bentornato tra le armate. <ride> Dei pilastri della masseria e aiuta il fratello. Chiama che Bill. Dolore, e che dolore, bastardo di merda! Grazie per i <ride> there telefono. Gibenza, grazie per gli otto. Il Franco, grazie per i 5, E il Valatino, bentornato. Bastardo di merda. Che poi, infortunatamente, è solo. Grazie mille per gli otto e per i 5. Ah, e Franco eh. e, e Gibenza, grazie mille. malatini, bentornati. Tra le va per armate. Che era solo un'impressione cioè, un quella lì. Perché in realtà, cioè, capitava delle volte, però smadonnavi. Cioè, nel senso, ti prendevi la pellecina, facevi così, tiravi un filino troppo che ti usciva una puntina di sangue. E tu facevi. Ah, di boh. Vaffanculo! Con tutto il sapore di sangue e ferro in bocca! Facevi. Affanculo! Ti ciucciavi tutto perché ti eri, eri fatto un buchino di un millimetro! Per il lì che. E cosa facevi 5 minuti dopo? Ti rimordevi il dito. Regolare, regolare, regolare cioè non potevi più morderti quel, quel dito era off limit off -limits, però passavi all'altro dito nel senso, il sole grazie per i quattro no. palatino, Bentornato per l'armata quindi siamo masochisti, siamo stressati oh ma che stai facendo là? ma chi è? Mario grazie per aver fatto la sabba palatino, <ride> esatto grazie per il cir grazie Tutto Mario posto. la pellicina sbragata. ma chi è? Ma, ma, ma chi è scusate? Pronto! Ragioniere! Ragioniere, pronto! Ma, ma è morto, che succede? Pronto! Oh! Oh! Ma stai bene! Eh? Ah, si muove, ok, è vivo, è vivo! Stai bene! Oh! Sei bene! Oh! Di sì o no? Chiamare l'ambulanza, oddio, ah. credo che abbia tipo appena visto la Madonna, cioè sotto effetto di droghe allucinogeni. <ride> Guardando il tizio, è così. Penso che adesso racconterà di un'esperienza mistica in cui ha visto San Pietro. Perché, guarda dove stai, ma come si è finito lì? l'isola? Tutto a posto, ma zio, ma questo qua lo stai anche in... a posto. A posto, sei A posto, ciao, ciao, dormire in mezzo alle piante. E eh, fa eh, quello lì se sarà fatto a merda. È fattissimo. Non starà capendo un cazzo. Cioè, quello era così. Era comunque più sveglio di quanto ero io alla prima ora. Quando alla prima ora c'era lettere e storia. Sicuro, sicuro. Io alla prima ora di scuola, di scuola quando alla prima ora c'era lettere e storia, ero, ero peggio di così. Ero proprio. Ero così con la bocca mezza aperta che mi entravano in bocca mosche, ragli, cavalle, Con la prof. Ha, hai capito cosa ho detto, Edu? Dimmi a che pagina eravamo? 74. Allora, visto che sei così sveglio, adesso mi ripeti quello che ho appena detto, Edu. Goffs, grazie per i 14, malatino, bentornato tra le papà armate. Le storie norma normali quando si attacca il dentifricio nel lavandino. Ma no, io ci piscio sopra di solito. Ah no, giusto, è vero, è vero, è vero. Metti l'acqua e sp... sì, sì, cioè volevo dire questo, volevo dire che, volevo dire che bevi l'acqua e ci spunti sopra, sì, 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 cioè no, no, non... Chia... no, sì, stavo... Stavo, scherza... stavo scherzando, stavo scherzando, stavo scherzando, non... chiaramente non intendevo quello che <ride> intendevo prima, assolutamente, certo, è ovvio, <ride> però non ci avete fatto caso, effettivamente perché il lavandino ci fa così schifo? È una cosa strana, si, ma. Effettivamente, quando si sparge del dentifricio un po' dentro al lavandino, ci fa proprio schifo a toccarlo. Ma perché? A alla fine è sempre. Sì, vabbè, ma è un lavandino, non è un bidet Cioè, nel senso. Poi ti puoi lavare le mani. Schizzo, grazie per la sampa, Natino. A, a me fa un sacco schifo, ma non capisco il perché. Alla fine è un lavandino. Non è che mi ci pulisco il culo, ci piscio dentro. Non è un cesso. Eh, cioè, però. Poi, poi basterebbe solo lavarsi le mani dopo, non capisco. Non lo so, perché. mi fa schifo, anche a me è toccare il lavandino proprio. Sì, ma c'è lo sputo di tutti, ho capito, ma lo sputo è al centro del lavandino. Non è, non è di lato a meno che tu non sputi così, cioè, voglio dire. Sì, vabbè, ma ci sputano, ma non è che sì, ma ci sputano, ma non è che il condominio degli estranei vengono in casa tua a sputare nel tuo lavandino. Cioè, ci sputerà tua sorella, tua madre, la tua ragazza, non è che ti salgono tutti i barboni della città e vengono a scatarrare nel tuo lavandino e poi ce ne vanno. Scusami. Voglio dire, allora anche tu appoggi il culo sulla tazza del cesso dove ha appoggiato il culo tua madre e tuo padre. Perché quello non ti fa schifo, eh? Perché non ti fa schifo appoggiare il culo dove ha appoggiato il culo tuo padre o tua madre, eh? Quello dovrebbe comunque farti schifo e quello no e quello no. E invece quello non c'è problema, perché effettivamente se tu d'inverno tua madre ti ha scaldato il cesso cagando prima lei, va anche bene, va anche bene perché la tavoletta del cesso è già bella caldina e bella tiepidina, così tu non ti geli le gambe quando ti sdrai, quando ti siedi per cagare. Quindi voglio dire, eh, siamo, siamo tutti strani, voglio dire. Allora, cocaina positivo. Benzodiazepina positivo. Cannabis positivo. stronotol positivo. COVID negativo. Epatite B e C positivo. E una cosa qua che non vedo: che cazzo è. Ah, e la dengue positivo. Vabbè, però è negativa al COVID, dai. Vediamo, vediamo anche, vediamo anche, voglio dire, alla fine: il lato positivo delle cose. <ride> Almeno al COVID è negativo, dai. Ci sta, ci sta.

Però passerò a fare incubi per i prossimi 15 anni. Vediamo come moltiplicare. Non ho capito, scusi, ripetiamo la capa. Attenzione ragazzi, vedremo come moltiplicare. Nessuno, il prof che non Andrea capisce Malvero cosa deve spiegare. Negli antichi tempi del Far West c'erano le sputacchiere per il tabacco. Sì, hai voglia. Ma guarda che nel Medioevo si sputava in chiesa. eh. Nel Medioevo in chiesa si sputava per terra. Poi, dopo, hanno cominciato a introdurre i cartelli non si sputa in chiesa. Ma inizialmente, nelle epoche andate, si cagava per strada, si pisciava per strada, si sputava in chiesa. Perché, perché era così? Perché era abitudine, era, era un'abitudine, era una tradizione. Perché all'epoca, sputare per terra era una cosa normale, quindi anche farlo in chiesa, problema non c'era. Quindi, Digido, no, grazie per gli ultimi, Padatino, per le armate. Poi, vabbè, c'era anche chi cagava sul crocifisso. Ma l'igiene, eh, ma all'epoca non si capiva cosa fosse l'igiene, all'epoca la gente non sapeva che si ammalava per la sporcizia, eh? cioè non sapevano cos'era un'infezione batterica, non sapevano cos'era la pulizia, cioè all'epoca le persone okay. se ne sbattevano il cazzo perché la puzza e lo sporco di merda per loro era un condimento del corpo, non pensavano che da lì era da lì che derivavano tutte le malattie. Quindi, Riccardo, grazie per i tre, paladino, per trovare per armate, per cui eh, non gliene fregavo un cazzo dell'igiene, cioè. E dividere gli gli esponenti. Ma non vi preoccupate, è semplicissimo. Per prima cosa dovete prendere la B. No, aspetta. Questa è la B. No, aspetta. Un attimo, un attimo solo, ma come cazzo? Cioè, sì, 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 sì. era come pensavo. Ok, quindi, quando prendete la. Aspetta, ma perché cazzo? Pocolo, dai, vieni a provare, dai. Ma io ancora non ho capito. Sì, ma noi qua impariamo facendo. Quindi è chiaro per tutti a questo punto. Veramente no. Bene, qualcuno può spiegarlo a me? Pocciolo, per favore, dai, spiega la classe del esercizio 15. Ma non lo so fare, non ho capito. Per favore, qualcuno sa spiegarlo. Io sono abbastanza convinto che nemmeno quello che stava scrivendo questo libro stava capendo quello che stava dicendo. Ok, ragazzi, adesso prenderò una piccolissima pausa per andare in bagno. Qualcuno ha visto il professore di matematica della terza B? Sì, ma non ho ancora capito la B dove la devo mettere <ride> allora allora i libri di matematica delle superiori cani gatto, grazie per i tre allora. palatino Cesar, grazie per i nove bentornati tra le mamme armate palatini i libri di matematica delle superiori ma tratti anche quelli dell'università hanno un grosso problema e non dico avevano dico hanno allora. Un grosso problema, che ti spiegano una cosa in un capitolo, poi ti spiegano la cosa successiva tre capitoli dopo, e ti spiegano una cosa che andrebbe otto capitoli avanti, nove capitoli prima. E quando devono spiegarti un esercizio, il corollario è esercizio, apro parentesi guarda pagina 12, l'esercizio si svolge, apro parentesi, rileggi capitolo 1, ottieni questa variabile variabile, apro parentesi guarda pagina 7 per capire la variabile io non capisco un cazzo così non capisco un cazzo faccio un esercizio, mentre vado nel sito il libro così, poi così, poi così poi rilego, non capisco un cazzo possiamo per favore fare degli esercizi che procedano in ordine ben preciso, eh? senza che mi rimandi a pagina 27 poi pagina 94, poi pagina 1. Poi cioè Perché io non capisco un cazzo di niente così. Eh? Cioccol, grazie per i 10 palatino. Poi, vabbè, ci sono anche i professori che effettivamente dicono cose imbarazzanti e non se ne rendono conto o non riescono a fare l'esercizio. Tipo, io avevo una prof di informatica, questa storia vera. Non sto scherzando, questa è una storia vera, non mi invento nulla. Avevo una prof di informatica che ci stava spiegando, non mi ricordo esattamente che cosa, perché è passato un po' di anni una cosa a livello informatico con delle variabili e lei voleva associare determinati variabili ad altre variabili tipo K di J tipo X di Y e io non so perché non so perché non ne ho idea la mia professoressa ha deciso di associare la variabile I alla variabile Iota dicendo Idiota e io le sono scoppiato a ridere in faccia e lei continuava a ripeterlo, continuava a guardarmi dicendo Perché ridi? È idiota, è idiota. E io la guardavo così dicevo sì, 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 sì. <ride> sì, prof, sì, è, è la variabile idiota, sì, sì. <ride> E io non riuscivo a smettere di ridere. Io non riuscivo a smettere di ridere. E lei continuava a dirmi i di iota. E io continuavo a non smettere di ridere. <ride> Vabbè, che questa professoressa una volta durante un calcolo ha detto 9311. Quindi. Voi <ride> capite che. <ride> Ed era anche laureato in matematica, peraltro, quindi voi capite che cioè, diventa difficile poi riuscire a seguire una lezione quando una prof di informatica laureata in matematica ti dice 9-3-11, <ride> diventa abbastanza complesso, quindi. poi magari è stata una piccola defiance, però io me la ricordo distintamente, me la ricordo distintamente quella frase, quindi voglio dire... Ah, quanti ricordi, quanti ricordi a scuola, ragazzi? Tro, troppe stronzate, ho detto. Troppe stronzate, cioè, io non so.